Grazie a tutti, buona giornata, grazie dell'invito. Dunque io faccio una breve illustrazione, mi sembra giusto, sul clima e sui cambiamenti climatici inquadrati verso, come il titolo della conferenza, verso la COP21 di Parigi, e dico subito che questi titoli, che già il terzo, quarto, quinto che mi capita di fare delle conferenze dove parliamo verso Parigi, scusatemi se me lo dico, mi portano un po' sfortuna, mi danno un po' un senso di pessimismo verso la conferenza di Parigi, perché sono esattamente gli stessi che comprensibilmente usavamo verso la conferenza di Copenaghen e poi oltre alla conferenza di Copenaghen. Queste grandi conferenze del clima si svolgono ormai da una ventina d'anni in un quadro di ormai, diciamo così, virtuale certezza che i cambiamenti climatici in corso, di cui si fa fatica a discutere, sono principalmente dovuti alla causa umana. Ho adottato un po' un piano B perché la mia presentazione prevedeva un po' un'alternanza, come faccio di solito, fra filmati miei di repertorio di YouTube, le mie diapositive via iPad. Dobbiamo sempre avere un piano B da mettere in pratica. Quello che non abbiamo, come si dice appunto, è un pianeta B. Io il mio piano B l'ho messo in pratica, ho recuperato da una chiavetta una presentazione abbastanza simile a quella che avevo preparato per oggi, perché problemi tecnici di compatibilità degli strumenti, che proprio adesso farei 50 diapositive, ma preferisco fare quasi una chiacchierata. Proprio le conferenze del clima, mentre era una di queste conferenze sul clima, magari fai scorrere le diapositive, chiacchieriamo così, perché sennò viene l'una, vi stancate, non ho voglia di fare una lezione. Ero alla conferenza di Durban sui cambiamenti climatici ed eravamo lì a discutere di quanto ridurre i gas serra, la Cina non prende impegni, l'India chiede il principio di equità, hanno discusso un'ora sul principio di equità, da mettere una parolina, tutti contenti perché ha messo equità, però gli Stati Uniti non lo volevano mettere, il delegato degli Stati Uniti Todd Stern che telefonava Obama lì di fronte a me, cioè lui aveva il telefono con Obama. Poi io guardo, ero in Sudafrica e avevo davanti, dovevo caricare le batterie di tutti i vari dispositivi, no? Non so come si facevano a fare le conferenze del clima quando non c'era Twitter e Facebook, mi veniva da dire, potevo anche fare meno ad andarci perché tanto c'è tutto in Twitter e in Facebook, però dicevo, però se qualcuno non viene qua a scriverlo, chi è che lo scrive? Insomma, notare anche a proposito dell'informazione che proviene durante, falle scorrere poi l'inizio e le fai ripartire, magari se c'è qualcuna che vi piace fermatela e poi ve la racconto, magari ci sono due o tre che le racconto. Allora, dicevo, intanto come facevano quando non c'era Twitter, ma se non ci vai, appunto se qualcuno non ci va, non hai la possibilità di avere questa informazione di che cosa succede in questi vertici del clima. L'altra cosa che mi aveva sconvolto era che uscivano i titoli sui quotidiani italiani e sui siti dei quotidiani italiani di come era conclusa la conferenza e di questi grandi quotidiani non c'era nessun giornalista. Cioè, ve lo posso assicurare, non ce n'era nessuno, erano tutti andati a casa quei pochi che c'erano, e uno, anche molto famoso, pochi giorni prima ero lì di fronte io e gli chiesero, ma domani vieni a sentire la conferenza stampa di Ban Ki-moon, poi questo, poi quell'altro, fa no, domani vado a correre, poi vado in spiaggia, poi vengo qua a prendere la rassegna stampa, quindi questa è l'informazione che vi arriva dai grandi vertici del clima. Quindi affidatevi ai social network che sono preziosi, ma quello che mi ha fatto dire che lì mai prenderanno un accordo per ridurre i gas serra è stato guardare come dovevo caricare il tablet, il telefonino, eccetera. Ero in Sudafrica, quindi avevo un adattatore. Poi c'era un pezzo di prolunga, una spina tripla, un altro adattatore perché uno dei dispositivi che avevo ha una presa tedesca, e un groviglio di prese, di spine, ho detto qui il mondo ha sulle spine, ma se nel mondo, in Europa e in Italia, non ci mettiamo d'accordo su come sono fatte le spine, ma secondo voi ci mettiamo d'accordo su come limitare i cambiamenti climatici? Un'altra cosa mi è venuta distinta oggi, prima guardavamo qua, mentre prendevo un caffè, i bidoni della differenziata, stavo facendo un errore da crocefissione in piazza probabilmente, stavo mettendo il bicchiere di plastica dentro il bidone della carta, e questo per un motivo molto banale: a casa mia il bidone giallo è quello della plastica. Ragazzi, se non ci mettiamo d'accordo su queste cose, mai e poi mai si metteranno d'accordo
sui cambiamenti climatici, su cui comunque per quanto c'è un accordo, un riconoscimento unanime che A, il global warming, il riscaldamento del pianeta è un dato inequivocabile ed è testimoniato da tutta una serie di dati diretti e indiretti, dei termometri, naturalmente prima di 200 anni fa non c'erano i termometri, ma posso anche dire, occupandomi dell'osservatorio, che i termometri, i metodi di misura di 100-200 anni fa e anche qua a Trento le facevano, erano sicuramente più accurati e forse anche più precisi di quelli di oggi. Per tanti motivi. Andando più indietro ci sono i testimoni del clima e sia sulle temperature che soprattutto sul principale gas serra su cui agisce l'uomo, che non è l'unico, il principale gas serra è questo, il vaporacqueo, ma perché non parliamo, critica che ci fanno, parliamo di CO2 e non parliamo di vaporacqueo? Perché il vaporacqueo è sì un gas serra, ma più che una forzante, cioè un fatto che aumenti la temperatura, è un feedback, cioè una retroazione. Aumenta la temperatura, aumenta l'evaporazione, quindi aumenta l'effetto serra e può aumentare ancora di più la temperatura. Però il clima è un po' complicato, noi complichiamo la vita, se questo invece di far aumentare le nubi alte fa aumentare le nubi basse, può dare un po' un effetto di raffreddamento. Questo è temporaneo, ma quello che conta veramente è la CO2, l'anidride carbonica, il principale gas serra su cui agisce l'uomo. E una cosa che vi voglio raccontare, che è poco nota, qui davanti c'è una questione di trivelle, che sicuramente sono un problema del nostro tempo. Io feci un post sui miei articoli sul blog che ho ospitato sul Fatto Quotidiano e intitolai Tornado, trivelle e bretelle. Questo perché è una correlazione un po' lontana, indiretta, se volete forzata, ma c'è preoccupazione, c'era anche discussione nel nostro territorio dell'Emilia, danneggiata incredibilmente da un terremoto che in Messico hanno un sistema di Sky Alert che lancia gli allerti, gli early warning, 2 secondi prima che arrivi la scossa, non sto a discutere se serve o no, ma all'inizio lo mandavano solo per i terremoti maggiori di 6, il nostro era di 5,9, quindi vi dà l'idea di... Poi l'hanno abbassato 5 perché comunque 5-9, insomma, magari qualche barattolo cade, ecco. Ma in un paese civile, industrializzato, avanzato, un terremoto di 5-9 non dovrebbe esserci nessuna vittima. E le vittime principali sono state nelle fabbriche, perché non ci si poteva fermare. C'era stata una scossa pochi giorni prima e ce n'è stata un'altra e sono crollate le scuole, quindi... Mala stato, la mala scuola, altro che la buona scuola, 400 scuole inagibili, inaccettabile in un territorio come l'Emilia che con una scossa di terremoto relativamente banale, non lo dico forte perché ho anche amici colpiti ed è stato veramente uno shock, ma non dovrebbe succedere, non è neanche accettabile, avrei voluto vedere anche i nostri amministratori rivoltarsi e dire no, questo non deve più succedere, ma è passato un anno, due, tre, ha messo a posto un po' le scuole, ma le altre non hanno fatto assolutamente nulla, ma sono crollate anche le fabbriche. E quello era quasi accettato perché è un segno di forza, perché l'Emilia deve andare avanti, eccetera, eccetera. Poi il dito è stato puntato dai comitati che hanno svolto un'opera fondamentale, soprattutto sulla possibilità che ci fosse una correlazione fra le trivelle, i pozzi che ci sono stati, ipotesi che sia stato fracking, eccetera, nel nostro territorio. Sicuramente trivellare non è una buona cosa, io credo a ragion veduta, insomma è giusta questa attenzione, perché quando c'è un problema è giusto indagare e se è sentito, cioè quando la popolazione esprime una preoccupazione, deve essere ascoltata, deve, perché si chiama democrazia, anzi a me piace di più il termine sociocrazia. E, però il pericolo maggiore che vedo delle trivelle non sono i terremoti, che pure possono esserci in certe condizioni, ma sono i tornado, ma sono le alluvioni, ma sono i cambiamenti climatici e le ondate di caldo che si scateneranno magari fra 50, 60, 100 anni e che adesso si stanno scatenando a causa delle trivelle che hanno iniziato la loro opera nel 1850, circa 1800, i primi pozzi produttivi alla fine dell'Ottocento in Pennsylvania, credo, e da allora abbiamo estratto la bellezza di circa 1.000 miliardi di barili di petrolio, credo, più tutto il carbone, più tutto il gas, eccetera.
Quello che sfugge, non è noto e che dovrebbe essere introdotto quando ci sono delle diciamo proteste o argomentazioni contro l'avanzare delle trivelle è che un litro di petrolio, un litro di benzina, quindi deriva dal petrolio, sprigiona nella sua combustione 2,4 kg di anidride carbonica. Quindi fate voi il conto, 1000 miliardi di barile, che 159 litri ciascuno, quanti chili di anidride carbonica, anzi quante tonnellate, anzi quanti miliardi di tonnellate sono stati sprigionati in atmosfera. E il numero è semplicemente spaventoso, cioè c'è la preoccupazione dei rifiuti, la vera discarica abusiva è l'atmosfera, dove riversiamo una quantità di gas che, se tenete conto che c'è il problema di gestire 600 kg di rifiuti, ogni anno le attività normali di una persona implicano 7, 8, 10 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera, ma anche altri gas ad effetto serra. Il metano ci dà una mano ad estinguerci prima, anche il metano per autotrazione. È un po' meno inquinante, forse, direttamente, è senz'altro meno inquinante a livello di emissioni di polveri, a livello di gas serra, se andiamo a guardare direttamente un metro cubo di metano anziché 2,4 kg di CO2 ne produce solo 1,8, ma è un solo relativo, cioè significa che usare il metano come combustibile di transizione è come usare un tiramisù, magari diet, magari con la margarina d'olio di palma al posto del burro, come transizione verso la dieta ipocalorica. E questo perché poi, se andiamo a guardare il ciclo di vita intero dei prodotti, da quando estraiamo il metano, quando arriva alle vostre automobili o alle nostre case, ci accorgiamo che ci sono anche un po' di fughe, ci accorgiamo che un po' di metano proviene anche dagli allevamenti, anzi un bel po', e ci accorgiamo che un chilo di metano, quando ho iniziato a leggere, documentarmi e studiare queste tematiche, ha gli effetti in atmosfera di 21 volte l'anidride carbonica. Questo lo leggevo 15 anni fa, poi qualche anno fa questo fattore di global warming fu ricalcolato perché ci si accorse che l'effetto di una molecola di metano sui 100 anni peraltro è un po' maggiore, era 26, l'ultimo dato sembra che sia 32. Morale della storia, se guardiamo a un problema ambientale per bene, non dobbiamo guardarlo solo dal serbatoio dell'auto, ma da quando viene estratto una cosa, sostanzialmente usare il metano per autotrazione o per scaldarsi ai fini dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici, è un fenomeno naturale ma che è accentuato dai gas serra umani, ha circa gli effetti praticamente del petrolio, se non se addirittura il metano proviene da giacimenti di fracking, addirittura può avere effetti peggiori di quello del carbone. Stiamo raschiando il fondo del barile, questo è l'altro problema. Perché c'è questo avanzare di ricerca di idrocarburi ovunque? Perché il petrolio scarseggia, notate, scarseggia, non è che è finito e non finirà mai. La cattiva informazione fu trasformare delle notizie scientifiche, delle notizie giornalistiche in modo sommario. Dopo il 2000 il petrolio raggiungerà un picco di produzione e poi inizierà un declino. Il titolo fu «Nel 2000 finisce il petrolio». Questo si parla degli anni 70. Sempre negli anni 70 alcuni scienziati affermavano che c'era la possibilità di avere un'era glaciale se le emissioni di solfati derivanti dall'uso di combustibili molto sporchi, il carbone, il gasolio in particolare, eccetera, continuava con quel trend lì senza prendere azioni umane, c'era la possibilità di avere un raffreddamento della Terra, ma in bibliografia poi su due lavori di questo tipo ce n'erano otto che dicevano che ci sarebbe stato un riscaldamento. Una rivista molto famosa, Times, titolò «L'umanità va verso l'era glaciale». E questo ancora oggi dobbiamo discutere con gli amici, ma ci discutiamo, ci si discute davanti a un piatto di pasta asciutta, eccetera, ma no, negli anni 70 dicevano che arriva l'era glaciale, adesso dite che arriva il gran caldo, e poi dici oggi fa freddo. Io lo faccio vedere con questo gioco. Cioè, cosa succede? Perché ogni tanto sentiamo freddo, sentiamo caldo, c'è un'estate più calda, un'estate più fredda? Perché tutto è sovrapposto alla variabilità naturale. Quindi in un clima normale, diciamo così, una stagione, se abbiamo un dado del clima, ha una possibilità su 6 di risultare fredda, una su 6 di risultare calda, una su 6 tiepida e una su 6
fresca, due normali, dovrebbe essere con più facce, però diciamo ogni anno c'è una certa variabilità, quindi viene un'estate, un inverno fresco, poi ne viene uno freddo e poi ne viene uno normale e poi ne viene uno freddo, adesso sembra che sia nell'era glaciale e poi magari dopo ne vengono due caldi di seguito, però se facciamo la statistica a lungo termine prevalgono le situazioni normali. Per tutta una serie di motivi, quando il clima cambia diventa più instabile prima che raggiunga una nuova stabilità e questo porta sia all'aumento della temperatura o alla variazione delle precipitazioni, che è un po' meno chiara quella, perché le sue precipitazioni un po' meno chiara, ma a un aumento della sua variabilità, quindi abbiamo che resta per vari motivi una possibilità di avere freddo, diventano due le possibilità di avere caldo e ne compare una di avere caldissimo, rimane quella di avere anche una stagione normale e ce n'è una un po' bizzarra, che sono quelle che poi succedono spesso. Quindi, diciamo, andiamo verso un riscaldamento del pianeta, tac, viene l'inverno freddo, ma che cosa hai detto? Andiamo, è caduto il mondo, si è estinta l'umanità. Allora vi do una buona notizia, abbiamo in corso la sesta estinzione di massa. Cioè, sono state di caldo. Di caldo, di freddo, di vari motivi. Il caldo uccide più che il freddo. Ieri sera ho seguito una conferenza della dottoressa Gentilini e altri relatori che parlavano ambiente e salute in un mondo malato, hanno presentato dei dati terribili e un grafico che mi ha colpito, che poi conoscevo, perché poi la critica è ma tanto l'aspettativa di vita aumenta, viviamo di più, viviamo fino a 100 anni. Il primo è che per esempio hanno calcolato le pensioni, quelle che sono qua vicino, su questi grafici qua, che aumenta l'aspettativa di vita. Dal 2005 in Italia, in Germania no, è successa una cosa nuova. È calata, l'aspettativa di vita è aumentata quasi sempre, dirò quando non è aumentata. È calata l'aspettativa di vita sana. Ci ammaliamo prima. Dal 2005 in Italia ci si ammala, partendo dai 65 anni, entro 6-7 anni. Invece in Germania questo crollo dell'aspettativa di vita sana non c'è stata e siamo sotto la media europea. Per quali motivi? Li potete immaginare anche voi. Uno degli motivi sono le ondate di caldo. L'evento meteoclimatico più disastroso e mortale che c'è stato in Italia e in Europa negli ultimi 20 anni non sono stati state le alluvioni, non sono state le frane, non sono state le grandinate o i tornado, non sono stati eventi non meteoclimatici come i terremoti, ma è stata l'estate del 2003. Un aumento di mortalità rispetto a quello che ci si aspetta normalmente di 15-18 mila vittime in Italia, 20 mila in Francia, circa 70 mila in tutta Europa. E questo perché quell'estate lì fu una cosa che esulava dalla media, non so se lì ci sarebbe il grafico. Si vede che l'aumento delle temperature estive aveva un certo trend, insomma c'era, era abbastanza visibile, a un certo punto ci fu un evento che se uno lo guarda così come dati che prende come analisi di laboratorio lo scarterebbe come dato sbagliato se non lo conosce, perché normalmente le estati si scalzavano di pochi decimi, un grado o due dalla media. Qualche volta c'era un'estate più calda del passato di qualche decimo, c'è stata un'estate più calda di quelle precedenti più caldi, non di qualche decimo, quindi nelle tolleranze degli strumenti, ma di qualche grado, di 6 volte la deviazione standard. E questo su un evento che da un punto di vista statistico della tendenza che c'era è considerato sostanzialmente impossibile. Che cosa facciamo? Diamo i decaloghi come comportarci in caso di caldo? Certo, noi siamo abituati a metterci il maglione e la giacca a vento e tenere la stufa accesa quando c'è caldo, quindi ci devono dire di vestirci leggeri. Siamo abituati in Emilia a mangiare zampone e cotechino quando c'è caldo, quindi devono dirci di mangiarci la cocomera. Siamo abituati a non bere niente, magari qualche bicchiere di lambrusco, quindi ci devono dire di bere molto. Magari ci dicono anche di andare al centro commerciale, ma non ci dicono che se vogliamo combattere veramente le ondate di caldo dobbiamo azzerare l'uso dei gas serra, l'uso dei combustibili fossili e le emissioni di gas serra per stabilizzare le temperature del pianeta entro un riscaldamento che stia entro 2 gradi rispetto all'era preindustriale. Uno se n'è già andato, perché già si è verificato, 0,6 ci sarà anche se spegniamo non smettete di usare il petrolio oggi, perché ho l'auto ibrida acquistata usata da un po', ma senza benzina non va, quindi mi serve quello da tornare a casa. E se diciamo negli anni 90, all'inizio dei negoziati sul clima, era una cosa più che fattibile di limitare i gas serra
e di limitare l'aumento delle temperature riducendo l'uso dei combustibili fossili per stare dentro questa soglia dei 2 gradi, adesso i calcoli scientifici ci dicono che per stare dentro a questa soglia dei 2 gradi non dobbiamo ridurre del 6% come Kyoto, non dobbiamo ridurre, che pure è possibile tecnicamente, del 20-30% come gli obiettivi europei o del 40% come quello della Germania, sicuramente fattibili, ma dobbiamo azzerare o più le emissioni entro il 2070, cioè non ridurre, portarle a zero o negative. È uscito ieri su Nature un paper che dice che ormai è irrealistico stare entro i 2 gradi. Allora, da una parte è irrealistico stare entro i 2 gradi, a Copenaghen, lo vedrete lì, c'erano i cartelloni con le sagome dei vari politici, per l'Italia c'era Berlusconi, invecchiati, 2020 potevamo arrestare i cambiamenti climatici. No, dobbiamo arrestare i responsabili dei cambiamenti climatici, perché si può e si deve fare una transizione post-carbonio, post-combustione, passare a un altro tipo di società che sarà molto diversa. Loro non lo faranno mai, perché ci proveranno, il vertice di Parigi comunque potrà ottenere qualche risultato, ma va anche un approccio nuovo, vado verso la conclusione, diciamo, rispetto alle precedenti conferenze sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. Non più l'ONU, l'accordo che esce, dice l'Italia riduce del 6,5, la Germania dell'8, quest'altro del 2, la Cina, discutiamo da quando è l'anno base, eccetera, ma sono i vari stati che presentano le loro intenzioni di riduzione, allo sbaraglio, senza un periodo di riferimento fisso, quindi l'Europa prende come anno di riferimento il 1990, gli Stati Uniti come il 2005, quindi la notizia che gli Stati Uniti riducono del 25% delle emissioni sembra che facciano tantissimo, ma rispetto al 2005 è come dire che riducono del 2% rispetto al 1990. Notate che un americano emette gas serra più del doppio di un italiano o di un europeo, quindi se l'Italia emette 8, che è quello che emette adesso la Cina, perché è vero che la Cina è il maggiore inquinatore, ma in base alla popolazione è circa pari all'Europa, ma l'americano è il doppio, è il maggior emettitore di gas serra adesso in rapporto alla popolazione, il Qatar. 2 anni fa ci fu una conferenza del clima che fu come fare una conferenza dei donatori di sangue nel castello di Dracula. Quindi è difficile, ci sono dei problemi di equità, ci sono i problemi delle migrazioni, ci sono dei dati scomodi. L'Italia usa combustibili fossili e ha emissioni da combustibili fossili che sono addirittura maggiori di quelle di quasi tutto il continente africano. Ancora adesso, nonostante la crisi, l'Italia ha emissioni di gas serra che sono maggiori di quelle di tutta l'Africa, tolto Sudafrica, Egitto e Algeria. Quindi 60 milioni di abitanti inquinano per il clima più di 800 milioni di africani. Loro non lo faranno mai, d'altra parte tutte quelle buone azioni, i prontuari, chiudi un rubinetto, spegni una lampadina, vai un po' più piano in macchina, chissà perché quando uso l'auto, che comunque ogni tanto la uso ancora, semplicemente rispettando il codice della strada, riduco i consumi, viaggio più sicuro, ti trovi chi ti lampeggia dietro, eccetera, eccetera, no? Ieri sera, tra l'altro, tornando mi hanno fermato i carabinieri, ero in velocità regolare, controllato i documenti, grazie, buongiorno, buonasera, buon lavoro, insomma, tutto bene, insomma. Però non arriveremo tanto in là, ecco, perché ci sono anche dei problemi, non so se conoscete il paradosso di Gerson, cioè praticamente noi riduciamo il consumo di qualche cosa, consumiamo questo in qualche cos'altro che alla fine risparmiare energia fa consumare più energia. E quindi ci vuole qualcos'altro diverso, quello che non riusciamo a fare singoli, quello che non riusciamo a fare loro è la comunità, è la chiave di uscita a questo problema, testa, cuore e mani, ogni problema va affrontato in questo modo, quindi tante cose le possiamo affrontare con la testa, dobbiamo guardare i numeri, numeri oggettivi, quindi guardiamo alla realtà delle trivellazioni, l'Italia è su un mare di petrolio, ma non diciamo fesserie, per piacere, non lo dico a voi, ma lo dico a chi diffonde i dati che dice che l'Italia ha un mare di petrolio, l'avrete sentito dire da tanti. Dati del Ministero dell'Economia, se, che tecnicamente non è possibile, usassimo tutte le riserve certe, cioè quelle che si presume che ci fai un buco e viene fuori, abbiamo 6 mesi di petrolio. Se usiamo quelle, non mi ricordo, quelle probabili, che sono quelle che dobbiamo cercare e forse le troviamo e poi mettere in produzione, possiamo arrivare a un anno, ma questo comunque non è tecnicamente possibile farlo di un colpo,
L'Italia ne fa un 10% circa della sua produzione di idrocarburi. Tra l'altro il metano italiano è in calo di produzione da anni perché ha raggiunto un picco di produzione. Poi può essere che pompando un po' di più venga fuori qualche cosa di più, ma un prezzo molto alto, economico, ambientale e soprattutto energetico. Cioè andiamo a prendere dei petroli dove per tirar fuori 100 barili di petrolio, se prima bastava che usassimo un barile, poi negli anni 90, negli anni 70-80 si era salito a 30, poi a 15, adesso per tirare fuori 100 barili di petrolio ne dobbiamo spendere addirittura 50 se guardi le sabbie bituminose. Quindi non è un problema economico, non è solo ecologico, ma è energetico. Sono petroli che sono poco convenienti, a un certo punto lo lasceremo lì. E quindi sostanzialmente c'è una diapositiva lì che fa vedere la via d'uscita, che è quella, diciamo così, di affrontare i due problemi insieme, picco del petrolio, la cui soluzione, se guardiamo senza tenere conto il cambiamento climatico, è brucia tutto, trivella più che puoi, cerchiamo i petroli strani per usare il SUV, per continuare ad andare alle Maldive, dobbiamo magari farlo anche per un po', cioè viaggiare è anche bello, ecco. Però non andrà avanti più di tanto. Ecco. Notate che non parliamo di anni, parliamo di petroli convenzionali, cioè quelli di uso più facile, che hanno già raggiunto un picco di produzione e che il calo futuro farà sì che, dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, al 2030 per mantenere la produzione attuale bisogna trovare petrolio, e questo dato vi dà perché ne cercano tanto, corrispondente a 7 volte la produzione attuale dall'Arabia Saudita, che non a caso 2 giorni fa ha detto che nel 2050 abbandonerà l'uso del petrolio e passerà alle rinnovabili. Non sarà lo stesso mondo, non illudiamoci, come dicono, che è possibile affrontare i cambiamenti climatici disaccoppiando crescita economica e crescita delle emissioni. Questo non è, anche se qualche paper dice che è possibile, è pura fantasia. L'ideologia della crescita va abbandonata, perché anche i cambiamenti climatici non lo possiamo affrontare con tecnofantasy, mettendo il carbonio nel sottosuolo, nel nascondere la polvere sotto il tappeto. Sì, magari qualche soluzione di nicchia può darsi che ci sia, ma occorre qualche cosa di più. Resilienza, sistemi, azioni sistemiche e appunto questo termine, la resilienza, che è un termine un po' strano, una cosa diversa dalla sostenibilità, è sostenibile fare la raccolta differenziata, ma il futuro non è la differenziata. Dico una cosa scomoda, la raccolta differenziata non risolve il problema dei rifiuti, ma lo aumenta. Perché ogni volta che ricicliamo dobbiamo usare energia. Certo è meglio che buttarla nell'inceneritore, non fraintendiamoci, ma la soluzione è azzerare i rifiuti veramente, tornare il vuoto a rendere, usare i bicchieri, io li porto anche con me a volte, oggi non l'ho preso con me, eccetera, eccetera. Che cosa potremmo dire? C'è un ultimo grafico lì a un certo punto che si vede il grafico della soddisfazione, cioè a un certo punto la crescita energetica aumenta la soddisfazione, poi si va nella stravaganza e poi dopo c'è il declino. Insomma. Ci potrebbe essere un giochino, se avete tempo e voglia lo tengo per la fine, chi crede che in un pianeta limitato ci possa essere una crescita continua, infinita, illimitata, o è un pazzo o un economista. Grazie.